Beniamino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Beniamino da Legnano. Sì, dimmi tutto. Proprio ieri un caro amico mi aveva detto di andare a votare per gli europei, per le votazioni europee, per il Consiglio europeo. Siccome io non volevo andare, però purtroppo sono costretto ad andarci, però. Perché è un caro amico e non posso dire di no. Ma non è che sei costretta ad andarci, tu devi andarci, no, perché altrimenti quelli fanno i cazzi, i fatti no, loro. Ma il consiglio europeo, voglio dire io, non è che faccia. Non avevo intenzione di andarci, però a questo amico purtroppo non posso dire di no, perché sai come si usa qua, un piacere a me, un piacere a te, comunque. Ma che stai dicendo, Beniamino? No, nel senso di dire, sai. Cioè tu vai a votare per una cosa in cui non credi perché fai piacere all'amico tuo, ma poi l'amico tuo quando chi là che hai votato è una chiavaca e no, tu non puoi fare qualcosa, è pronta ad aiutarti. Ma che dici, Beniamino? No, perdonami. No, è un amico nel senso no di un piacere. Ma tu devi andare a votare per noi. Tu hai una responsabilità per la tua famiglia, per noi. Ho capito, sì, però in Consiglio europeo, voglio dire io, la vedo una cosa molto lontana, una cosa troppo. E chi te l'ha hit? Così la vedo io, ma chi l'ha messa in mezzo questa. Allora, comunque però, dimmi che cosa ti ha chiesto di votare, dimmi. Il candidato che lui mi ha chiesto di votare, ancora peggio. Fa parte della Lega Nord. Ma te una cosa i soldi, un po' che carne macinata, un po' che brodo, che te regalo, qualcosa? No, appunto, poi gli ho detto, senti, se voi insulti voi da Gianni Simeone, non vi voglio pigliare, o da altre persone che ma guarda, in questo caso io vado oltre la Lega, io mi incazzerei con te anche se ti avesse detto di votare Grillo il PD, perché il voto deve essere una tua scelta, ma tu non puoi andare a votare perché qualcuno te lo chiede. Poi quando Salvini ci fa una chiavica perché diciamo che dice che abbiamo votato i nostri amministratori e la colpa bla 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 è nostra, poi ha ragione, ma io non lo so, guarda, non mi sto incazzando per la Lega, Beniamino, ti aspettavi questo, non me ne frega niente. Però ancora peggio, o peggiore sei tu che poco fa, perdonami Beniamino, io parlo in faccia, tu hai detto non volevi a votare, però mi ha chiesto compagno mio, piacere. Ma guarda, quando guarda che qua ci sono pure dei soldi, finito sul giornale Metropolis, ci sono pure dei soldi, l'offerta dei soldi qua a Gragnano, quindi è uscita la notizia, è uscita da Metropolis, del giornale Metropolis, quindi non è una notizia che ma danno dei soldi per chi vota questo candidato della Lega o vale per tutti? No, in generale non si sa chi è, però comunque hanno fatto un accertamento ed è vero che ci sono dei soldi per questo meno candidato. Questa è la notizia, non da me, è data dal giornale. Beniamino. Di domenica scorso, quindi non è Beniamino, che oggi ci stiamo inventando le cose. Qua, Beniamino. Questo, non è Beniamino. Dimmi. Buongiorno, grazie, ciao. Scusami, preferisco salutarti perché devo chiudere e andarmene a casa, perché poi dicono che Simioli urla, fa. Ma avete sentito che ha detto? Io non volevo a votare, un'amica mi ha chiesto, tipo va che poi a Lega, poi avranno i soldi per votare. Che altro deve dire più? Ma che altro deve dire più per avvilirci, per farci incazzare? Poi ce ne fai a sto paese una volta e per sempre, ci mettiamo in coppa in aereo, chiamata da parte a vivere, non lo so, ma qual è il posto più lontano dall'Italia, ma anche dalla campagna? Ma qual è? Ma io non ci posso credere. Ma non mi incazzo perché ti ha chiesto di votare la Lega, ma io mi incazzo per il tuo atteggiamento, ma volevi fare una battuta, che volevi fare? Non mi ha mai capito.